Ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto a scoprire una delle vetture più leggendarie e affascinanti mai prodotte da Ferrari, la Ferrari 500 Mondial. Questo modello rappresenta una parte fondamentale della storia della casa di Maranello e del motorsport italiano degli anni 50. Vedremo com'è nata questa vettura esplorando nel contesto storico l'innovativo motore a 4 cilindri, il design esclusivo e le sue incredibili performance. Insomma, un'icona dell'ingegneria e del design italiano. Rimanete con me fino alla fine per scoprire ogni dettaglio di questa fantastica Ferrari. Iniziamo il nostro viaggio tornando all'inizio degli anni 50, un periodo decisivo per la Ferrari. Siamo nel bel mezzo di una stagione di grandi successi, con la Ferrari che ha già ottenuto successi in Formula 1. È il periodo d'oro dei titoli mondiali e la Ferrari desidera espandere il suo dominio anche nelle competizioni di durata come la 1000 miglia e la Targa Florio, ma c'è una svolta. Enzo Ferrari decide di sviluppare una vettura leggera, meno potente ma più agile rispetto ai tradizionali motori V12 dell'epoca. La sfida era quella di creare un'auto da corsa in grado di competere in categorie con limiti di cilindrata più bassi, ma senza rinunciare alla velocità e all'affidabilità. È così che nasce la 500 Mondial, un nome che non è solo un omaggio alla vittoria del mondiale dei campionati di Formula 2, ma anche un chiaro segnale delle ambizioni internazionali di Ferrari. La Ferrari 500 Mondial monta un motore davvero particolare per l'epoca, un 4 cilindri in linea da 2 litri, progettato dall'ingegner Aurelio Lampredi. Questo era un cambiamento rispetto al classico V12, che aveva un motivo ben preciso. Il motore a 4 cilindri rendeva la vettura più leggera, riducendo così il peso complessivo e migliorandone il bilanciamento. La potenza generata si aggirava intorno ai 170 cavalli a 7000 giri al minuto. Lampredi aveva progettato questo motore per ottenere il massimo della performance, grazie a un rapporto di compressione elevato e all'uso di carburatori Weber. Questi elementi conferivano al motore una reattività straordinaria e un'accelerazione rapida, ideale per le competizioni sui circuiti stretti e impegnativi. Parlando di dati tecnici, vale la pena menzionare che la 500 Mondial disponeva di una trasmissione manuale a 4 marce, che permetteva di sfruttare al massimo il motore, offrendo una distribuzione della potenza perfetta. La velocità massima era di circa 235 km/h, un risultato eccellente per l'epoca. Il design della Ferrari 500 Mondial è stato affidato a due dei più grandi carrozzieri italiani dell'epoca, Pininfarina e Scaglietti. La versione disegnata da Pininfarina aveva uno stile più raffinato, con linee morbide e armoniose. Si notano dettagli come la griglia frontale ovale e i parafanghi arrotondati, che conferiscono alla vettura un aspetto classico ma distintivo. La carrozzeria Scaglietti invece presenta una linea più snella e aggressiva, con passaruota pronunciati e una coda più corta per ridurre il peso e migliorare l'aerodinamicità. La vettura di Scaglietti era perfetta per le competizioni più tecniche, perché riusciva a mantenere una stabilità incredibile nelle curve più difficili. La leggerezza
Era una priorità assoluta e grazie alla carrozzeria in alluminio la vettura pesava poco più di 700 kg. Ogni dettaglio era stato studiato per ottimizzare la velocità e l'agilità delle prese d'aria, dalle prese d'aria laterali fino alla fine della curva del cofano anteriore. Possiamo non parlare della 500 Mondial senza considerare i suoi successi nelle gare internazionali. Questa Ferrari ha partecipato a competizioni leggendarie come la 1000 Miglia e la Targa Florio e molte altre gare negli Stati Uniti, ottenendo risultati straordinari. Uno dei momenti più celebri è la vittoria di Philippe Ricci Ginter alla 12 ore di Sebring nel 1954, una gara che ha consolidato la reputazione della 500 Mondial come vettura imbattibile nelle competizioni di durata. La sua agilità e la sua capacità di affrontare i circuiti impegnativi con velocità costante le hanno permesso di superare molte vetture più potenti, ma oltre ai piloti di punta. Di punta, la 500 Mondial era popolare anche tra i piloti privati che la utilizzavano nelle gare locali e nei campionati minori. Era una macchina accessibile per i team privati che apprezzavano il suo bilanciamento e la facilità di guida. Anche dopo gli anni 50, la Ferrari 500 Mondial ha continuato a influenzare la storia dell'automobilismo. È un simbolo di innovazione tecnica e una testimonianza del genio di Lampredi e Ferrari. Le sue soluzioni tecniche, come il motore a quattro cilindri, hanno aperto nuove possibilità per le auto da corsa. E ancora oggi questa vettura viene celebrata per il suo contributo. Al giorno d'oggi la 500 Mondial è una delle vetture Ferrari più ricercate dai collezionisti, con un valore che supera facilmente i milioni di euro. Il suo design e la sua storia e i suoi successi in gara la rendono una delle auto d'epoca più preziose al mondo. La Ferrari 500 Mondial ci ricorda quanto le auto classiche possono ispirare il design e la tecnologia moderna. I nuovi modelli Ferrari continuano a portare avanti la stessa filosofia: potenza, precisione e bellezza. Nonostante i cambiamenti tecnologici, Ferrari non ha mai perso la sua essenza. Per gli appassionati e i collezionisti, possedere una Ferrari 500 Mondial non è solo un investimento, ma anche un modo di preservare un pezzo di storia. Quindi, in conclusione, possiamo dire che la Ferrari 500 Mondial è un'auto che ha incarnato i sogni e le ambizioni di Ferrari, un'icona delle corse e un capolavoro di design e ingegneria. Spero che questo approfondimento vi abbia fatto apprezzare ancora di più questa leggendaria vettura. Se il video vi è piaciuto, lasciate like, condividete per far conoscere il canale ad altra gente e soprattutto, se vi piacciono i video che faccio, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per avere aggiornamenti su nuovi video. Se volete seguirmi anche su altri social, lascio il link in descrizione e lasciate nei commenti un commento dove scrivete il nome dell'auto che vorreste vedere nel prossimo video. Grazie per la visione, ci vediamo alla prossima. Ciao! Once I rose above the noise and confusion.
beyond this illusion. I was soaring ever higher.